Sul piano conscio ci stai lavorando, ok? Probabilmente stai facendo analisi, ok? Quindi lì lavori sul piano conscio. Io lavoro un po' sull'inconscio e un po' sulla connessione tra corpo e mente, quindi aiutare il tuo corpo a rispondere meglio a determinati pensieri. Ok. Beh, dovresti sentire il suo heart rate. Spingi? Ok, siamo passati dalla parte conscia alla parte inconscia, testando in questo modo qua, Ok. ok? Non attivi, vedi? Se invece pensa a qualcosa di felice, qualcosa che ti rende felice, qualcosa di bello, spingi. La senti anche tu la differenza, Sì. no? Ok. Lavorerò con una tecnica che si chiama BEST. Prevede, diciamo, determinati tipi di emozioni che io devo rintracciare. Adesso farò con dei test particolari, ok, usando la simmetria degli arti, per capire quale di queste emozioni sta creando problema e correggerla e poi cambiare il modo in cui il suo corpo risponde a determinate emozioni. Buonasera a tutti, oggi siamo con Giorgia che ci racconta perché è venuta a trovarmi. Allora, ho avuto l'anno scorso dei problemi gastrointestinali dovuti un po' a uno stress emotivo che ho passato e Ma eccessiva evacuazione oppure non riuscivi più ad andare? no, in realtà non riuscivo proprio più a mangiare e quando mangiavo dato di stomaco. Ah, ok, quindi Quindi è stato la parte proprio alta dell'apparato esatto, gastrointestinale, proprio mi prendevano dei spasmi allo stomaco, la bocca dello stomaco. E poi dopo svariate visite abbiamo capito che era un problema psicologico, quindi psicosomatico. Quindi tutto lo stress che avevo l'avevo accumulato sullo stomaco. Quindi ho perso parecchio peso, che adesso un po' ho ripreso, quindi Sì, ti sento tutto anche quando ne ok. parli, È un po' è una cosa che ti ha sì. segnata. E poi ecco, sono disoccupata da poco, quindi un po' uno stress generale. Emotivo, quindi tutto sul piano emotivo. D'accordo, ci sono stati, senza che tu mi dica quali, ma ci sono stati degli shock emotivi particolari Sì. a cui potresti ricollegare questi eventi? Ok, uno solo, più di uno? Più di uno. Ok, più di uno, perfetto. Allora adesso cerchiamo di capire un attimino come sta lavorando il tuo corpo, se ci Ok. sono interferenze, cerchiamo di capire un attimino che cosa sta Va bene. succedendo. D'accordo? Allora, andiamo su quella pedana per favore con i piedi sulle impronte nere. Dimmi tu. Il piede sinistro tutto quanto un po' più verso, esatto, ok, adesso guarda dritta, vediamo la distribuzione del peso, che è uniforme, è perfetta, ma qui non ci sono grandi, la testa è un po' più alta di qua, io uso le orecchie, poi ho il frame qua, spalla leggermente più alta a sinistra, non proprio di niente. Bacino leggermente ruotato anteriore a destra. Ok. Puoi scendere. Davanti a me girata di schiena. Non gli va bene. Ok, accomodati seduta. Perfetto. Dovreste sentire il suo heart rate. Senti come pulsa qua? Hai il polso a 1000. Sì, effettivamente. Ed è molto prominente. Tu sei in una condizione, si dice, a conduzione ortosimpatica, ossia la parte Ok. autonoma del tuo sistema nervoso ha due distribuzioni. La distribuzione ortosimpatica è quella che ci tiene in una condizione di autodifesa, ok? Di sopravvivenza. Quindi aumenta la pressione, aumenta il battito cardiaco, aumenta la respirazione, aumenta la sudorazione. E i muscoli sono sempre in tensione. E la parte parasimpatica, che è quella che invece ci aiuta a guarire, a rigenerare, a digerire tutto quanto, ok? Tu hai la parte parasimpatica che sta lavorando poco, infatti non digerivi e andavi su bene. E la parte ortosimpatica che invece sta lavorando più di quanto dovrebbe, perché lei dovrebbe accendersi e lavorare unicamente in un lasso di tempo molto preciso, appena finito il pericolo, smettere, disattivarsi e tornare insomma, in stallo. Adesso. Fastidio qua? A Sì, un destra? Un po' meno, po' però meno. Tu fastidio scommetto però uguale. che sei destra, vero? Non... Se invece vengo sotto dovrebbe essere un po' fastidioso qua? Qua meno? Simili. Simili. Oh, c'è No, un differenza? po' più di qua. Infatti. Se vengo sotto, peggio qua? O qua? No, Nessuna differenza? no. Ok.
Scusami, se vado sotto, fastidio qua? Sì, Qua? un po' meno. Un po' meno, ok. Ascolta, se io premo, scusami, se io premo qua, migliora questo? Se lascio? Sì, torna. Torna, ok. Pancia in aria. Questi sono i muscoli collegati alla parte, alla sfera emotiva. Gomiti estesi, spingi le braccia uno contro l'altro. Ok, occhi chiusi, spingi. Spingi. Ok, siamo passati dalla parte conscia alla parte inconscia, testando in questo modo qua. Ok. Ok, adesso occhi aperti, spingi. Sei forte, giusto? Pensa a uno di quegli shock che hai avuto, shock emotivi. Ce Ok. l'hai in testa? Ce Ok, l'ho. mentre pensi a quello, spingi le braccia con gli occhi aperti. Vai. Non attivi, vedi? Se invece pensa a qualcosa di felice, qualcosa che ti rende felice, qualcosa di bello, spingi. La senti anche Ok. tu la differenza, Sì. no? Ok, quindi sappiamo che questo ti sta creando un problema. Ok. Ok, adesso troviamo prima tutti i problemi, poi li correggiamo tutti. Pensa a qualcos'altro che credi ti possa dare questo tipo di fastidio. Mi dici quando sei pronta. Spingi. Anche questo. C'è qualcos'altro ancora? Solo No. questi due. Sì. Ok, perfetto. Andiamo giù. Adesso lavorerò con una tecnica che si chiama BEST. Ok, BEST a tre Bioenergetic Synchronization Technique a tre livelli, ok? Con lei lavoreremo sul terzo livello. Prevede, diciamo, determinati tipi di emozioni che io devo rintracciare. Adesso farò con dei test particolari, ok? Usando la simmetria degli arti per capire quale di queste emozioni sta creando problema e correggerla e poi cambiare il modo in cui il suo corpo risponde a determinate emozioni, d'accordo? Questo è un po' più corto. Occhi chiusi, fai respiri profondi. Adesso, questa è una tecnica per calmare l'attivazione del sistema ortosimpatico. Adesso devo trovare dei contatti sul cranio per cercare di calmarlo ulteriormente. Dritto il gomito, spingi su, forte. Spingi su. Spingi su. Spingi su. Spingi. Vedi che qua fai fatica? Spingi, spingi, no, qua va bene. Spingi, spingi, neanche di qua fa fatica. Spingi, qua fa fatica. Quindi. Fastidio qua? Ok. E poi? Fastidio qua? Ok. Prendi un bel respiro profondo, trattieni l'aria, sentirai i punti che sto toccando e che iniziano a pulsare.
Quando non ce la fai più, esali. Che butta fuori tutto, si è buttato fuori. Respira normalmente, respiri profondi. Fuori. Fa ancora male qua? Qua? No, Nessuno dei meno due? rispetto a prima, sì. Ok. E adesso? Spingi su, vedi che non è più debole, spingi su, anche di qua. Ok, vieni seduta, girata di qua. No, no, con le gambe là, va bene. Adesso partiamo dal primo problema, ok? Io non so qual è, non devo saperlo, però mi devi aiutare tu, perché devi fare una visualizzazione, ok? E devi visualizzare come vorresti che le cose fossero, quindi non come sono realmente o come sono andate, e come ti sentiresti tu se le cose fossero effettivamente andate così. Quando hai finito di fare questa visualizzazione, alzi il braccio sinistro, ok? Io toccherò dei punti sul petto e sulla schiena e cercherò di armonizzare il tuo corpo con questo nuovo ideale positivo, in modo tale che il tuo corpo non risponda allarmandosi e creando tensione, Va ok? Poi bene. cerchiamo di valutare bene anche l'apparato gastrointestinale. Allora, parti pure quando hai finito, respira profondo. Quando hai finito, alzi il braccio sinistro. Giù. Secondo, no, no, giù il braccio solo. Ok. Secondo problema, stessa procedura. Ok, Ok, mi dici va quando sei bene. pronta? Adesso due dita qua, due dita qua. Pensa al primo problema per com'è, ok? Non per come lo vorresti. Lascia morbida. Ok. Pensa al secondo per com'è, non per come lo vorresti. Ci sei? Ok. Pancia in aria. Ripensa al primo problema per com'è, spingi. Adesso non ti crea più una debolezza, ok? Pensa al secondo, spingi. Meglio anche questo. Vieni seduta girata di qua. Ancora male qua? Qua? No, meno. No. Qua? No. Credo un po' qui. Qui, ok, stavo sentendo qui. Sì. Sentivo perché qua sento il tuo battito, no? Mi senti? Rispetto a prima un pochino migliorato, poi non l'abbiamo misurato con il dispositivo, però qui, vero? Morbida. Male? No. Ok. Pancia in aria. Ok, allora, facciamo così, testiamo intestino tenue, lo testiamo con questo muscolo che è il muscolo associato, il quadricipite. Spingi su, ok, perdonami, spingi su, sì, spingi su, ha un'inibizione funzionale, spingi su. Su, spingi, non ce la fai, spingi ora, mo ce la fai, spingi, la senti la differenza, Sì. no? Spingi, spingi, no, vediamo il colon invece è questo muscolo, il tensore della fascia lata, spingi fuori, spingi, qua già il muscolo non va, spingi fuori, già il muscolo non va, ok, qui dobbiamo fare un bel po' di lavoro. Ok, adesso ho trovato vari punti di riflesso che devo, come ti dicevo prima, armonizzare col funzionamento degli organi. Quindi vieni seduta. Ok,
qui non sto parlando naturalmente di patologia, sto parlando di funzionamento e armonia tra i vari apparati, ok? Quindi non c'è una malattia conclamata, e, però sicuramente non sta, queste cose a livello, diciamo, funzionale non stanno, queste strutture non stanno lavorando bene e non le permettono di guarire, tant'è che poi tu hai sempre questa manifestazione sintomatica di... Inoltre vediamo anche che sei sempre in conduzione ortosimpatica perché sei sempre anche molto sudata, no? Sì, perché tendo sempre, è come questo se fossi poi è una sempre cosa... agitata. Esatto, no, non come se fossi, sei. Ok. Quindi naturalmente per alcuni pazienti anche a volte motivo di imbarazzo, non devi essere imbarazzata, non è colpa tua, no. Lo sappiamo, è il tuo corpo che sta lavorando in modo, diciamo, eccessivo, too strong, ok? Adesso metti una mano piatta sull'ombelico, bravissima. Un bel respiro, tieni, fuori. Ok, mettici un dito dentro, un bel respiro, tieni, fuori, ok, adesso metto io il dito qua, questo livello è, questo è un riflesso in TBM del duodeno, ok, un bel respiro, tieni, fuori, ok. Un bel respiro, tieni, fuori, ok, un bel respiro, tieni, fuori, un bel respiro, tieni, fuori, ok, adesso pancia in aria. No, era mano piatta, spingi su, vedi che adesso tieni, spingi su, meglio. Molto. Ah, lo senti anche tu, eh? Spingi, spingi, ok, vai, vai, ok, io non è che ho curato con chissà che... Semplicemente ho fatto in modo che il funzionamento di questi organi non avesse ripercussioni perché non stava lavorando bene, ok? Adesso vediamo il colon. Spingi in fuori. Questo anche è migliorato, vedi? Spingi in fuori. Adesso lo posso testare. Spingi in fuori. 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 Questo un po' c'è la parte discendente, vediamo il sigma, fuori, no, va bene, fuori, no, va bene, sulla parte discendente, torna seduta, di qua, un bel respiro, tieni, fuori, ok, pancia in aria. Spingi fuori. Ok, perfetto. Vengo a vedere un attimo lo stomaco, eh. Mi dà già fastidio così, considera. Spingi in dentro. Vai. Pancia sotto. Tu probabilmente respiro molto veloce e molto corto, vero? Sì. Solitamente sì. Fastidio qui? Sì. Il riflesso viscero-somatico dello stomaco. Quinta dorsale. Ok. Pancia in aria. Meglio. Meglio? No, questo però è diaframma. Okay. Qui ci vorrebbe un percorso, perché mi sei messa benissimo. Ma adesso hai ripreso a mangiare? Sì. Cosa stai mangiando? È una dieta varia? Sì, tutto. Tutto? Sì, sì. Verdure ne mangi? Sì. Cotte e crude? Sì. Frutta? Sì. Non tantissimo, però sì. Zuccheri?
Intendi? Dolci, zuccheri. Sì. Alcol? No, astemia. Che poi quando si sono presentati i problemi allo stomaco, la prima cosa che ho tolto è stato l'alcol e in più ho diminuito il caffè. Brava. Quindi solo due caffè al giorno, massimo acqua tre. Acqua ne bevi? Sì, tanta. Ok, pesce ne mangi? Non tantissimo, però sì, qualcosina, ogni tanto. Perfetto. Tu, se io ti avessi solo scrocchiato così senza fare quello che ho fatto prima, non avremmo visto nessun miglioramento. Ok? Questo adesso è uno stimolo al sistema nervoso, però prima ho lavorato con due tecniche particolari. Ah, vedi qui, col fatto che sei in conduzione ortosimpatica. Lascia. Mano qua. Rilassata. Poggia, poggia, poggia. Ti vorrei facilitare un no, po'. No, cioè, stai tranquilla, non è colpa tua e non è fondamentale questo. Ok. Non è lo scrocchio che cerco, ma qua non è mai stato così e mai lo sarà. Aspetta, magari questo te lo sposto un attimo. Adesso, cervicale l'abbiamo fatta? Ancora no. Hai paura? No. Rilassata. Morbida, morbida. Lascia, lascia. Ci picchia. Ok. Io prendo questo, viene pancia sotto. Fastidio qua? Qua anche? Sì, lei ha un osso sacro ruotato a sinistra e il bacino invece bloccato, quindi l'iliaco bloccato sempre a sinistra. Quindi aggiusterò l'iliaco da questo lato e dall'altro lato aggiusterò l'osso sacro. Vieni sdraiata sul fianco sinistro, per favore. Sul fianco destro, girata verso di me. Qui. Lascia morbida. Ok. Altro lato. Perfetto, vieni seduta, ancora male qua? No. Qua? No. Ok. Questa mano qua dietro? No. La spalla, vero? Mm-hmm. Rilassata, rilassata, fai a me. In piedi. Aspetta, rimettiamo un attimo questo. Questa mano sul fianco. Spingi il tuo gomito indietro rapidamente. Ok? Girati da me l'altro. Vai. Ok. Cammina un po' e mi dici come ti senti. Più rilassata rispetto a quando sono entrata, più vero? Sì. Io penso che con un ciclo riusciamo a cambiare parecchi parametri che ho riscontrato su di te, okay? Ok? Perché sì, quello che ti è stato detto dagli professionisti che hai consultato prima di me è vero, io lo confermo, cioè hai diciamo un problema gastrointestinale
che è secondario a un fattore psicosomatico. Quindi lavorando sopra si può avere un miglioramento sotto, ma bisogna lavorare un po' anche Ok, sotto. sopra ci stiamo già lavorando, Bravissima, quindi. sì. Ma tu sul piano conscio ci stai Sì. lavorando, ok? Probabilmente stai facendo analisi, ok? Quindi lì lavori sul piano conscio. Io lavoro un po' sull'inconscio e un po' sulla connessione tra corpo e mente, quindi aiutare il tuo corpo a rispondere meglio a determinati pensieri. Ok, D'accordo? Altre domande? no, tutto Tutto chiaro? abbastanza chiaro. Perfetto, ti puoi preparare, è Grazie, stato un piacere. grazie a te.